1920, Ginevra, prima conferenza della Società delle Nazioni. 1914, Milano, Benito Mussolini fonda il Popolo d'Italia. 1940, Seconda Guerra Mondiale, Coventry bombardata e rasa al suolo. Commenta il Fatto del Giorno Luigi Vicinanza, direttore de Il Tirreno. La trasmissione della RAI Non è mai troppo tardi ha rappresentato una grande opera di alfabetizzazione di massa di un'Italia che era ancora molto contadina e molto analfabeta.